che non sto qui a sindacare, e venerdì firmerà, sabato sarà ufficializzata la cosa, Bisacane indirà una conferenza stampa lunedì prossimo probabilmente, in cui spiegherà tutta la situazione. Questi sono i fatti. Ora tutti i commenti sono possibili e immaginabili, ma mi piacerebbe una discussione senza finti moralismi, senza frasi tipo la forma e sostanza, senza parlare di tradimenti e senza neanche dargli addosso a De Laurentiis perché ha fatto una scelta aziendale. Poi possiamo discutere se siamo d'accordo sulla nuova linea aziendale che porta a un evidente ridimensionamento del monte ingaggi e probabilmente anche tecnico della squadra, perché è evidente che non trovi facilmente i nuovi Goulam, i nuovi Insigne e i nuovi Mertens, questo mi pare pacifico, a stipendi alla metà e con possibilità di ingaggio molto ridotto dei cartellini data la situazione dei conti e pandemica. Questi sono fatti, possiamo discutere di tutto. Ma partiamo dai fatti e non da quante cose si sono dette sbagliate fino a questo momento. Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. Buongiorno Max, eccoci qui. Buongiorno a voi. Allora, Gallo. L'unico aspetto preoccupante è sto quinto, l'opzione per il quinto. Io pensavo fossero cinque, ma firmerà l'opzione per il quinto. Sì, quindi, perché hai paura che torni? Mi sembra l'aspetto più inquietante di questo racconto di Umberto, un racconto molto fazioso pro Insigne. Francamente io faccio fatica a capire. Io ho raccontato i fatti, non c'è nessuna preziosità. Umberto, io ho raccontato allora, i fatti. Umberto, no. Aspetta, sentiamo Max. Perché lui voleva rimanere. Che vuol dire lui voleva rimanere? Lui ha avuto un'offerta da Napoli. E giustamente ho accettato l'offerta più alta del Toronto. Per me ha fatto benissimo, cioè a me la questione dei soldi cioè, è completamente inesistente. Il vero punto, se vogliamo parlare, è che parliamo di un calciatore considerato da tanti un giocatore fortissimo, numero 10 della nazionale, che ha trovato solo il Toronto che gli ha offerto un contratto, diciamo. No, però anche questa, Max, è una parte parziale della verità. Però non sono i fatti, sarà una parte parziale. Io non ho visto offerte del Borussia Dortmund, non ho visto offerte cioè non parlo degli squadroni, diciamo non ho visto nemmeno offerte del Valencia, cioè non ho visto offerte di squadre di seconda. Sì, non parlo di Real Madrid, Barcellona, Liverpool. È un calciatore che giustamente De Laurentiis ha offerto meno rispetto al contratto che aveva e lui non ha accettato, anzi cioè per me l'errore ha sbagliato anche De Laurentiis, cioè io quella di De Laurentiis l'ho definito una non scelta. Che non avrei mai offerto 3,6 milioni di Insigne. Cioè tu gli avresti detto quella è la porta. Aspettiamo fine stagione, cioè, baci e abbracci. La separazione che avviene con 2 anni di ritardo, noi abbiamo messo 2 anni, è colpa di De Laurentiis. E adesso per carità, De Laurentiis magari si sta rapendo, oppure magari deve solo, come ha detto Umberto, tagliare il monte ingaggi. 2 anni fa secondo me sarebbe stata una scelta progettuale. Questa è una scelta che ha fatto Insigne. Giustamente, Insigne tra gli 11 milioni e i 3 milioni e 6 ha scelto gli 11 milioni. Allora, guarda, fa una scelta da ex calciatore, ma ciascuno poi nella vita fa quello che crede. Quindi tu ieri hai brindato all'addio di Insigne? Io ho brindato. Sono felice. Sì. Secondo me è un buon giocatore, sì, però penso specifico mediaticamente, politicamente, è enormemente sopravvalutato. Bene. Allora, se fosse un Insigne nato a Genova sarebbe stata una discussione molto più semplice e pagata. Il fatto che uno già viene nato e cambia tutte le carte in tavola. Ma Insigne non è Totti, non è come Totti per la Roma, è una forzatura enorme questa. Umberto, ha ragione Massimiliano? Stiamo forzando? Assolutamente no, non ha assolutamente ragione.
per una serie di ordini motivi che vado ad elencare. Sicuramente Insigne non è Totti, non è un fuoriclasse come Totti e non è rappresenta il Totti della Roma, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma vorrei ricordare che non si può trattare Insigne come Mario Rui, come Contini o come, che ne so, Demme. Insigne è nella, è, che piaccia o no a Gallo e tutti i suoi detrattori, nella storia del Napoli, con 114 gol e 95 assist, ha partecipato in 10 anni a oltre 200 gol del Napoli su 800 fatti. È un giocatore che rimane l'unico calciatore del Napoli che ha vinto un titolo da titolare in una competizione internazionale, da numero 10 della nazionale. È un giocatore che l'anno scorso è stato premiato miglior giocatore del campionato ed ha solamente 30 anni, non 34 come ne aveva Mertens al rinnovo, 33 al rinnovo, 4 anni di differenza. Non è un giocatore normale, non è un fuoriclasse, ma neanche un giocatore normale. E come ha detto Spillo Altobelli, che di calcio se intende per aver giocato tanti anni e conosce bene le dinamiche sugli stipendi, se tu al capitano del Napoli, nel pieno della sua carriera, premiato l'anno scorso come miglior giocatore, l'anno scorso ha fatto una ventina di gol pure, ed gli chiedi di abbassarsi lo stipendio, mentre a Mertens glielo hai perfino alzato dandogli un bonus, hai espresso la chiara volontà di dire trovati la squadra, e Insigne se l'è trovata. Poi Insigne ha detto a sua gente: non voglio giocare in Italia perché non voglio giocare contro il Napoli. Marotta si era interessato, il discorso è morto sul nascere, e stavano aspettando un'offerta europea, ma poiché in America il campionato comincia adesso, si sono mossi con la velocità della luce con un'offerta irresistibile, ed ecco che la cosa è andata a dama. L'ultimo tentativo che ha fatto Insigne a dicembre è stato quello di dire: presidente, io non chiedo niente di più di quello che già mi dai, voglio rimanere. E gli ha risposto no. Poi che De Laurentiis ha deciso di abbassare il monte ingaggi perché deve avere bilanci sani e non può avere ogni anno un'emorragia di 20-30 milioni, ci sta. Io non sto attaccando De Laurentiis, ci sta, avrei gestito diversamente la vicenda Insigne. Mi preoccupo per una squadra che rischia di perdere a Torino con la Juventus e si porta con la Juve a 2 punti e che per 6 mesi dovrà giocare con Ospina in scadenza, Goulam in scadenza, Malcuit in scadenza, Juan Jesus in scadenza, Mertens in scadenza, Insigne che se fa gol, Laurentiis è un pappone. Se non fa gol è un traditore, se non gioca perché è infortunato è uno che si tira dietro le gambe, e saranno 6 mesi di stirricidio, non solo con Insigne che è una bomba esplosiva da gestire nelle mani del povero Spalletti che stavolta non c'entra niente, ma di tutta mezza squadra che, essendo a scadenza e sapendo che andrà via e subirà anche una causa, perché ogni giocatore che va via subisce una causa, ditemi voi come si fa a motivare una squadra in queste condizioni. Chiariello sarà sponda Insigne, però tu sei proprio un aureliano convinto, Max. Ieri Aurelio... Ma io pure sono aureliano, io sono aureliano per molte cose, però quando sbaglia lo dico. Lo sbaglio sta nel fatto di avere mezza squadra a scadenza, come la fai a gestire una bomba così? Ieri Aurelio De Laurentiis, incurante di... non so se incurante, comunque rispetto a tutto quello che sta succedendo, era... a Di Maro serenamente, ci sono anche delle belle foto sui social che lo ritraggono a cena, in amicizia, in serenità, cioè non sembra, ecco, preoccupato di tutto quello che sta accadendo. No, lui non è turbato per niente, ecco. Quindi no, Max, allora io devo dire due cose. Dille. Devo dire due cose. Dille. Una è che se Totti avesse rotto con la Roma a 30 anni, questi soldi li avrebbe trovati non dal Toronto, quindi da Real Madrid li avrebbe trovati. Toronto, ma è da qualsiasi altra squadra, Real Madrid. No, no, l'ha detto lui, l'ha dichiarato nella sua autobiografia. Il Real Madrid non stava riempiendo di soldi, l'ha dichiarato proprio, l'ha dichiarato proprio. Ma sarebbe stata un'altra squadra. Cioè, la fine del, cioè, non possiamo non ragionare sulla destinazione. Ma perché ti appelli a sta cosa di Totti quando ti ho detto che l'unica cosa su cui hai ragione? Parla di tutto quello di cui ti ho detto che non hai ragione. Cioè, lui ha fatto una scelta da ex calciatore. Questo è il punto, voi non volete vedere che questo è un calciatore che non ha, siamo d'accordo, che lui crede di avere. Ok, benissimo. Secondo punto, io non difendo De Laurentiis perché secondo me è una scelta che arriva in ritardo di 2 anni e
nei tempi e nei modi è una scelta né più né meno come quella di Manolas. È chiaro che per me questo è un momento positivo per il Napoli, perché finalmente ci liberiamo di Insigne, ma non avviene così, ma così come non avviene. Come fai a dire finalmente ci liberiamo di Insigne? Ma dove lo trovi un altro Insigne? Ma come fai a dire finalmente ci liberiamo di Insigne? Ma anche il mercato lo penso, ma prima mi date ragione sul mercato e poi dite di no. Ma ci sarà un motivo se nessuna squadra ha deciso di pagare 4 milioni in ingaggio per Insigne? Io non ragiono, magari cioè, quindi per te De Laurentiis ragione, però. Quindi per te De Laurentiis avrebbe fatto bene ha fatto bene a dire vattene te Pisacane tutta la bamba, voglio sentire sì, proprio questo sì, però questo sì, ma avrebbe dovuto gestirla diversamente, non con l'addio a gennaio, non con il brindisi nell'albergo, non come la vicenda Manolas. Secondo me invece la forma è sostanza, ci sono delle vicende che vanno gestite in un certo modo. Nel Napoli si gestiscono sempre con le porte, le finestre, i balconi aperti e tutti possono guardare. Non è stato carino, così come non è stata carina la vicenda Manolas. Poi nella sostanza io sono d'accordo, questo è un rapporto che doveva finire, ma per me era 15 anni fa, cioè io non è che sono un laureo, io non perdono a De Laurentiis di aver scelto tra Insigne e Ibrahimovic Insigne, così come non no, la scelta era tra Gattuso e Ancelotti, la scelta era tra Mertens e Ibrahimovic, io non glielo perdono, quindi poi De Laurentiis in questo caso ha fatto bene, ma ripeto, io non gli avrei aspettato neanche 3,7 milioni, non so che andava chiusa, e dico che Insigne ha fatto una scelta secondo me sbagliata, perché io non lo considero un grande calciatore, ma penso che lui avrebbe potuto e dovuto trovare una squadra più forte del Toronto, perché lui praticamente smette di giocare a calcio a 30 anni. Io non ricordo un calciatore che smette di giocare a calcio a 30 anni. Vabbè, ce ne sono, tranne George Best per motivi di alcolismo. Detto questo mi devo fermare, però Max ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. Grazie a voi, io vado a continuare a festeggiare. Molto bene. Vabbè, pochi secondi e ripartiamo dall'edito nuovo, andiamo. Allora andiamo subito con quelle che sono le considerazioni di Umberto su questo momento così particolare. Edito nuovo. L'edito nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. A volte i direttori di giornale hanno delle genialate. Certo a Napoli non piacque, o sole mio, ma il titolo di De Paola fu fantastico, gli va riconosciuto. E fu un titolo che entra nella storia dei titoli dei giornali italiani sportivi. Nel caso di specie di oggi c'è un titolo che Zazzaroni ha voluto dare al Corriere dello Sport, che è secondo me una genialata. Serie ASL, è fantastico. Cioè non è più la Serie A, ma è la Serie A in mano alle ASL. Questo cosa significa? Significa che in questo momento il turno di domani è fortemente a rischio. La Federcalcio ha messo la barra a dritta. Dobbiamo giocare costi quel che costa. Ma come si fa a giocare se l'AS di Salerno blocca la Salernitana e non la fa partire? Per Verona e non la fa giocare manco col Venezia. Come si fa a giocare Juventus-Napoli con un cluster nel Napoli che ha colpito ora anche Spalletti, Mario Rui che era squalificato, e Buffelli il portierino della Primavera secondo, che fa parte del gruppo squadra? Come si fa a giocare con l'Udinese che ha ben 9 giocatori affetti da Covid? Come si fa a giocare la partita dello Spezia che si trova in una situazione assolutamente difficile? Ed è una partita che sinceramente, quella dello Spezia, che non si sa come si possa portare avanti. E il Torino, che è in difficoltà anch'esso,
abbiamo una situazione in cui ci sono quattro gare a rischio oltre Juve e Napoli, con la Salernitana fermata dall'ASL e con la maledizione di Juve e Napoli, con l'ASL di Napoli che di nuovo attenzionata, scusate questa parola che io detesto, sul problema. Io capisco che Gravina, che ora si prende gli elogi per aver non ceduto sulla vicenda salernitana, ma secondo me non doveva cedere a giugno e non adesso, voglia ripetere il mantra dell'anno scorso che si giochi ad ogni costo. Ma se l'anno scorso ha avuto un senso, perché c'erano ministri contro Padafora, c'era tutto un moralismo d'accatto contro il calcio, eccetera, adesso invece, contro l'evidenza dei fatti, con la variabile Omicron che è tre volte più invasiva e infettiva del primo virus pandemico, coronavirus, bisognerebbe usare il cervello e capire che in questo momento si offre uno spettacolo taroccato e fasullo, che non essendoci il mondiale a fine campionato, ma solo d'inverno, bisognerebbe fare come hanno fatto in B, in C, in D, in eccellenza, in promozione, in prima categoria, in seconda categoria, in terza categoria, nei settori giovanili. Rinviare, perché ci sono dei limiti di guardia oltre i quali diventa tutto molto ridicolo e perfino pericoloso per la salute degli atleti e di chi fa parte del gruppo squadra. In questo momento le nuove norme sono meno restrittive sulle quarantene, giustamente, molto più restrittivi verso i Novax, che vanno assolutamente esclusi dal mondo del calcio. Apro e chiudo una parentesi: la wild card non vaccinale a Djokovic agli Open di Australia è una vergogna di proporzioni ciclopiche assoluta, chiusa parentesi. Queste sono le cose da fare, ma non far giocare partite svuotate di ogni significato tecnico e soprattutto pericolose per la salute degli atleti, che in questo momento vedono 5, 6, 7, 8, 9 compagni infettati. La squadra dove gioca mio figlio ogni giorno ha scoperto dei nuovi infettati, ne sono arrivati a 8, e gli avversari con cui avrebbero dovuto giocare erano diventati 9. Il bravo presidente del settore della Campania, del calcio dilettantissimo campano, Zigarelli, ha rinviato la giornata di campionato a data da destinarsi, e se si ripresenta l'occasione anche la settimana prossima rinvierà, perché in questo momento i presidenti hanno sospeso gli allenamenti perché è pericoloso per i nostri figli mandarli a giocare. Gennaio è un mese dove bisogna porre argini alla pandemia con provvedimenti seri, tra questi c'è anche la momentanea sospensione del calcio. Allora, informazioni sul traffico e torniamo. Oh, allora, eccoci qui, tornati in diretta. Speriamo tra qualche istante di poter avere con noi il professor Angelo Maietta. Umberto, tu hai dato un'occhiata, tu so che stamattina stai ricevendo tanti messaggi. Beh, dove sei? Sei andato. Tu stai parlando della vicenda salernitana, la vicenda del... Io ti dico di dare un'occhiata alle chat, perché secondo me ci trovi qualcosa di interessante. Ma detto questo, Angelo Maietta, buon pomeriggio, bentornato. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Allora, membro della prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Praticamente, Angelo, sei a casa tua. Questa è casa Radio.9. Ecco. Possiamo dire che è casa tua? Possiamo dirlo? Come no? No, perché se la non... mia dipendenza. No, perché se no io, diciamo... io devo fare una leggera tiratina d'orecchia al grande professore. Ma come? È appena arrivato. Da tutte le mattine dei preziosissimi consigli giuridici, gli ho mandato tramite Bruno Caipa la domanda: ma ammazzare Giordano, posto che non è un essere umano ma un uomo del mondo di mezzo, è reato? No, non ho ancora ricevuto risposta. Non è vero, questa è stata la prima cosa che ho detto dicendo di sì. Angelo, ma pensavo fosse... E che Gaiba non me l'ha riportato. No, non solo, ho detto che c'è pure una scriminante, per la verità.
C'è una scrivina. Dite che mi interessa l'argomento. Nella punibilità c'è una scriminante per le varie istigazioni. Ecco, beh, lui si macchia di stalking ad ogni livello. Radiofonico, condominiale, privato. Rompo proprio le scatole. Io porto a testimonianza il grande avvocato Urciuoli, che sicuramente mi darà ragione. Benissimo, che tra le altre cose ci sta ascoltando. Molto bene, tutto molto bello. Ha provato che quindi Giordano è in via di omicidio premeditato, sicuro. Andiamo avanti adesso. Parliamo di calcio. Parliamo di giocato calcio. Non giocato. Si deve giocare, avvocato. Allora, il punto è proprio questo. Perché il collegio di garanzia del CONI lo scorso dicembre, anzi nel dicembre del 2020, disse al Napoli: ma guardate, i primi due gradi di giudizio, il giudice della Lega Serie A e la FGC si sono sbagliati, voi avete fatto benissimo in forza di un provvedimento dell'ASL a non andare a Torino. Da ieri si parla della possibilità che arrivi questo provvedimento della ASL. Questo provvedimento potrebbe dire al Napoli: voi a Torino non ci andate. Se, Umberto, correggimi se sbaglio, nascerà un presupposto, ovvero un calciatore che si è allenato col gruppo e che potrebbe risultare positivo. La sensazione che possa accadere c'è, la sensazione che possa arrivare un problema. Mi è arrivata una voce che dicono che ci sta un altro calciatore dopo lui, eccetera, eccetera, che potrebbe essere positivo al Covid. Stiamo aspettando accertamenti e il nome, che ben conosciamo ma che non tiriamo ancora fuori. Perché se si è allenato col gruppo questo ragazzo, ovviamente poi significherebbe di fatto cluster. Io ti chiedo, Angelo, quali furono le motivazioni che portarono il collegio di garanzia a dire: caro Napoli, tu quella partita la rigiochi e la Juventus deve giocare quella partita, poi il Napoli la perse comunque quella partita, e se, diciamo, mutatis mutandis, si potrebbe ripetere e ripercorrere lo stesso percorso? Allora, intanto, per quello che riguarda la decisione delle sezioni unite dello scorso anno, in effetti lì loro intervennero, le sezioni unite, correggendo sostanzialmente che cosa? Non tanto l'istituto giuridico quanto il punto di approdo, perché a leggere bene sia la sentenza di primo grado che quella della Corte d'Appello, lì vi era un ragionamento che riguardava la configurazione del cosiddetto factum principis, ovvero il provvedimento dell'autorità che, essendo incompatibile sistematicamente con le condotte che eventualmente, o meglio con le norme che la FGC aveva adottato, legittimava sostanzialmente l'astensione. Qual era il problema di fondo? Che, pur facendo questo ragionamento corretto, il tribunale di primo grado a titolo di colpa, il tribunale di secondo grado, meglio la Corte d'Appello, a titolo di dolo addirittura preordinato, giungevano ad un approdo diverso. Il collegio di garanzia ha correttamente ristabilito, anche in quella che è la funzione nomofilattica, cioè di corretta interpretazione delle norme dell'ordinamento sportivo, ha detto: guardate, voi partite da un presupposto giusto ma arrivate ad una conclusione sbagliata, e cioè, in relazione a come si sono svolti i fatti, non c'è alcun tipo di predeterminazione né tantomeno di colpa, ma semplicemente una corretta osservanza di quello che è il precetto normativo statale come fonte sovraordinata. Attenzione però, Marco, perché il problema qual è? Qui non bisogna diciamo pensare che ogni qualvolta adesso ci sia un provvedimento dell'ASL, ogni qualvolta ci sia uno o due positivi, si possa sempre invocare lo stesso principio. Quello è un principio sacrosanto che è stato affermato correttamente, con motivazioni molto molto ampie e ben articolate, relativamente a quel periodo storico e a quei provvedimenti. Oggi, peraltro, con un quadro normativo relativamente all'emergenza epidemiologica, ricordiamoci che al tempo non esistevano ancora i vaccini, ad esempio, quando il primo vaccino è stato fatto il 27 di dicembre del 2020, è stata aperta la campagna vaccinale, quindi oggi i presupposti per le ordinanze della ASL, per le quarantene, per i trasferimenti in bolla potrebbero essere diversi, quindi non è detto che quella sentenza, quella decisione possa essere curvata anche su un eventuale, perché non sappiamo se esiste provvedimento della ASL, se dovesse uscire, né tantomeno sappiamo se eventualmente la FGC o gli organi preposti
possano o meno infliggere sanzioni al Napoli per comportamenti eventualmente adesivi o in linea con qualche provvedimento normativo dell'ASL. Quindi alla domanda che cosa hanno fatto l'anno scorso ho risposto sulle sezioni unite. Cosa può accadere quest'anno non si sa, perché sono i presupposti normativi di fatto e soprattutto sanitari che sono differenti. Chiaro. Ma più di parlare di Juve-Napoli, parliamo della Salernitana. L'AS di Salerno è stata chiarissima. La squadra non si muove, non gioca. E che fa la Salernitana? Io non l'ho seguita la vicenda, ma se c'è... No, la FBC ha detto che si deve giocare, siamo di nuovo al braccio di ferro. Pari. Allora, bisognerebbe leggere intanto le motivazioni che non ho letto del provvedimento ASL e intanto la risposta che ha dato la FGC relativamente a queste motivazioni. In base a quello che c'è scritto, poi ovviamente ciascuno farà le proprie valutazioni e se riterranno, l'ordinamento sportivo perciò conosce i tre gradi di giudizio sostanzialmente, quindi le norme possono essere corrette, i provvedimenti possono essere corretti o confermati. Bisogna capire sempre quali sono i presupposti logico-giuridici sportivi che sono alla base. Cioè, questo lo dico per dirvi che cosa, che non è che esistono dei binari tracciati. Così come non esistono nell'ordinamento civile, i precedenti fanno sicuramente un orientamento e danno sicuramente una strada di corretta interpretazione di quella che è la norma. Ma poi bisogna curvare questi precedenti al fatto concreto. E non è detto che tutti i fatti concreti siano uguali tra loro, anzi non lo sono, le dita della mano non sono mai tutte uguali. Allora diciamo che la FIGC ha dato un segnale. Fermi. Cioè, comunicato del Napoli, ti ricordi che nome ti ho fatto? Meret è positivo. Allora, cioè, in seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi regolarmente vaccinati sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo. Quindi nel Napoli c'è un cluster, perché le positività sono state riscontrate al 5 gennaio e le positività, a questo punto è ragionevole immaginare, vista la negatività dei giorni precedenti, sono evidentemente anche da imputarsi, si potrebbero imputare anche al contatto in allenamento. Questa è la situazione attuale. Più che in allenamento negli spogliatoi? Questo è il quadro. Quindi sì, questa è la situazione. Io dicevo attuale. Questo. Intanto la Lega ha dato un segnale chiaro che bisogna giocare. Quando Juve e Inter hanno chiesto il rinvio del 12 gennaio a data successiva per la disputa della Supercoppa, anche in virtù del fatto che la capienza dello stadio è stata ridotta al 50%, quindi si perde una parte di incasso, e la Lega ha detto di no e sta dicendo che bisogna giocare. Però, come dice oggi il Corriere dello Sport, di fronte all'ASL che blocca le squadre, la FIGC può fare poco. Perfino Gravina ha detto, quando interviene l'ASL noi possiamo fare poco, e quindi nel caso in cui la Salernitana ha avuto lo stop dell'ASL, non so come la FIGC e la Lega possano chiedere alla Salernitana di giocare comunque. Questo chiedo all'avvocato. Adesso siamo di nuovo a un caso simile a quello del Napoli dell'anno scorso, e a Napoli si sta riproponendo il caso dell'anno scorso. Sì. C'è un cluster. Allora Umberto, io ribadisco quello che ho detto, cioè le norme. Bisogna leggere le carte, ovvio avvocato, questo lo so. Sì, no, ma per carità, a prescindere da questo, però ribadisco, le norme del diritto sportivo e i protocolli della FIGC che sono stati adottati prevedono una serie di cose. Ora bisogna andare a vedere il caso concreto. Se l'ASL emetterà il provvedimento, dirà che c'è un cluster, dirà che si può fare un trasferimento in bolla, se si può fare, se non si può fare. Questa roba qui purtroppo non la possiamo prevedere, la possiamo eventualmente leggere. Dopodiché, nell'autonomia dell'ordinamento sportivo, ovviamente, sia la FIGC che la Lega potranno adottare i provvedimenti che riterranno consoni e in linea con l'ordinamento, facendo proprie le interpretazioni delle regole sportive. Se queste regole non sono allineate o sono addirittura contrastanti con quelle che sono le normative primarie in materia di salute, e la FIGC non dovesse prenderne atto eventualmente, utilizzo sempre i condizionali, certo,
faranno i loro bei gradi di giudizio, primo grado, secondo, se sarà necessario oppure no, e sicuramente gli organi di giustizia, perché io una cosa che ci tengo a precisare è la seguente: il sistema di giustizia sportivo italiano è un sistema che funziona, è un sistema che garantisce tutte le posizioni, è un sistema ben articolato, composto da fiori professionisti, e che, come avete visto in più occasioni, ha dato anche prova di grande imparzialità e indipendenza. Allora, avvocato, io ti saluto, ti ringrazio, ovviamente. Grazie a voi. Approfittiamo della tua amicizia, non con il sottoscritto, ma con la nostra emittente, per tornare a disturbarti nei prossimi giorni, perché ovviamente se ne continuerà a parlare. Comunque, guardati le spalle da Montano, che ora che ha saputo che l'omicidio Giordano è possibile e fattibile, ci sta pensando. Bene così. Ciao avvocato, grazie, a presto, grazie. Lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie. Ci dobbiamo fermare pochi secondi, ripartiamo da un altro caso estremamente eclatante, che è quello di Novak Djokovic, tra poco. Nella giornata di ieri c'è stato un caso che mi ha veramente fatto sobbalzare dalla sedia. I social ancora ne sono stracolmi. Novak Djokovic, dichiaratamente Novax, perché dichiaratamente Novax Djokovic, è stato accettato dagli organizzatori degli Australian Open per giocare il torneo, quando per giocare questo torneo e per stare in Australia bisogna essere vaccinati. È stata data una sorta di wild card, non per meriti sportivi, ma per il nome che porti, ed è una wild card che di fatto supera la legge. È una questione che ha coinvolto anche il primo ministro australiano Scott Morrison, che poco fa ha dichiarato: se Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili per giustificare l'esenzione, altrimenti tornerà a casa con il primo aereo. Non ci saranno regole speciali. È intervenuta la politica ai massimi livelli. Chi ieri ha preso posizione in maniera anche molto netta sul caso Djokovic è il nostro prossimo ospite, ed è un privilegio avere con noi Mauro Berruto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, e pochi che non lo sanno, di a tutti chi è Mauro Berruto. Mauro Berruto è stato il più grande CT della nazionale italiana di pallavolo, grandioso pallavolista. Guarda che Velasco si arrabbia se dici chi è. Con Velasco. È membro della segreteria del Partito Democratico con la delega allo sport, quindi diciamo ha intrapreso anche una carriera politica di primissimo spessore. Allora, Berruto, Djokovic che cos'è? Meglio di... Dai, una vergogna, Berruto. È meglio di lei, è meglio del direttore Chiariello, è meglio di noi Djokovic. A giocare a tennis di sicuro, questo non c'è dubbio. Però questo non dovrebbe giustificare questa storia che fa acqua veramente da tutte le parti. Io non so se essere più indignato e ferito anche in qualche maniera da questa storia, da qualunque punto di vista l'approcci, sia per ciò che riguarda lui, e l'avete già anticipato, non tanto perché abbia, diciamo così, tentato e riuscito fino al momento attuale di esercitare diciamo una opzione che evidentemente era possibile, ma che ha una storia che parla in maniera estremamente chiara, insomma, che lui sia stato esplicitamente Novax, che abbia intrapreso dei percorsi anche molto curiosi all'interno della sua carriera, legati insomma a un mondo un po' esoterico che in alcuni casi fa anche un po' sorridere, che sia stato protagonista e organizzatore di un torneo, lo ricorderete, nel giugno del 2020, in barba a tutte le regole anti-Covid, che diventò un focolaio e per il quale poi si scusò in maniera, se posso permettermi, perfino un po' irritante dopo. Insomma, tutta questa vicenda qua culmina con questa notizia che lui ha voluto dare al mondo intero da un post del suo account di Instagram senza nessun tipo di spiegazione, e questo evidentemente genera una serie di riflessioni che fanno pensare, no? Perché se questa esenzione ottenuta si riferisce a una problematica medica, è evidente che è difficile immaginare come si possa sposare
con una, le prestazioni atleta di che parte per l'Australia per vincere il suo 21esimo torneo Grand Slam. Insomma, è curioso. Se invece è legata a un'infezione da Covid presa, come adesso parrebbe qualche indizio indicare, non si capisce perché sia stato così esplicito quando era il momento di schierarsi contro il vaccino e insomma e tutte le cose che lui e suo padre, che è parte attiva del suo staff, insomma, quando parlava di ricatto vaccinale, faceva emergere in maniera così pubblica e così evidente. Non si capisce perché oggi non si possa esprimere, no? Non credo che il diritto alla privacy in questa situazione possa essere una giustificazione. Lui è un personaggio pubblico che ha un megafono di portata mondiale, seguito da milioni di tifosi e di sportivi. Io, no, guardate, non voglio essere retorico e dire che lo sport è un mondo perfetto e che gli sportivi e i protagonisti del mondo sport debbano essere a loro volta esempi di perfezione. Insomma, lo sport è come tutte le altre cose nella nostra società, c'è chi lo fa bene, c'è chi lo fa male, c'è chi è onesto, c'è chi è disonesto e così via. Però lo sport, e soprattutto lo sport per quel tipo di protagonisti, porta con sé una responsabilità. Ogni parola, ogni gesto, ogni azione in virtù di quel megafono, che poi ha ovviamente anche tanti aspetti positivi, da quello economico alla fama. Una cosa, certo. No, io chiudo semplicemente richiamando a questo senso di responsabilità, perché questo precedente ovviamente crea un pericolo enorme, esatto, soprattutto in questo momento. Qual è? Che molti a noi napoletani, veniamo tacciati di ipocrisia, e spiego perché. Perché noi abbiamo avuto il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, che notoriamente si drogava. Ed era un esempio negativo da questo punto di vista, enorme, di portata planetaria. C'è però una differenza di fondo che secondo me non va sottaciuta. Maradona faceva del male a se stesso, ma pubblicamente dichiarava che era sbagliato drogarsi e che invitava tutti a non farlo, perché lui aveva pagato questo suo brutto vizio dal quale non riusciva ad uscire. Djokovic invece si fa il portabandiera dei Novax, quindi non solo fa del danno a se stesso potenziale, ed è potenzialmente pericoloso per gli altri in quanto non vaccinato, ma diventa un portabandiera di queste persone. Cioè l'atteggiamento è esattamente opposto a quello di Maradona rispetto al problema personale. E quindi ci sta una differenza enorme, dove Djokovic è doppiamente responsabile. Sono d'accordo, anche perché tutto ciò succede ammiccando, no? Come dicevamo prima, non facendo capire, non dando informazioni più specifiche in questa fase, in questo contesto. Quindi è evidente che il messaggio è pesantemente pericoloso, come ormai abbiamo imparato a sapere, non tanto ovviamente per il rischio che lui individualmente possa correre. È chiaro che auguriamo a tutti di godere ottima salute, ci mancherebbe altro, ma proprio per quel meccanismo perverso che incenera il fatto che la sottovalutazione di questa pandemia e che ovviamente il rifiuto dell'accesso a una possibilità che è quella di ridurre enormemente, come dimostrato dai fatti, l'impatto e il rischio che questa infezione genera, è chiaro che è un prezzo che si fa pagare, sono perfettamente d'accordo, non tanto a sé quanto agli altri. Guardate, vado oltre, un pochino provocando. Se poi invece venisse fuori in maniera evidente che Novak Djokovic non può vaccinarsi per via di una patologia, ripeto, curioso perché contraddirebbe un po' il suo essere un atleta di quel profilo, però se così fosse, mi aspetterei proprio da parte sua un invito al vaccino, proprio per proteggere le persone fragili, come a questo punto Djokovic dimostrerebbe di essere, no? Perché se il problema fosse legato a una patologia davvero impedendo, visto che ci sono tante persone che ahimè vorrebbero vaccinarsi ma non possono farlo per motivi davvero concreti di salute e di rischi che corrono, ecco, proprio per proteggere loro
una volta di più occorrerebbe rilanciare sul tema della necessità proprio civica della vaccinazione, che come sappiamo protegge ovviamente noi stessi, ma soprattutto protegge la comunità, i nostri ospedali, l'accesso alle terapie intensive di persone che magari non hanno la sfortuna di impattare nel virus, ma hanno altre sfortune, altre patologie, hanno semplicemente un incidente stradale. Ecco, questo è un richiamo a quella responsabilità a cui facevo riferimento. Ed è chiaro che chi è particolarmente in posizioni in vista, come può essere uno sportivo planetario della sua qualità, questo senso di responsabilità deve sentirlo, credo, almeno mi piace immaginare che sia così, in maniera ancora più pressante. Benissimo, benissimo. Berruto, ma per salutarla, quanto le manca la panchina, Berruto, dica la verità. Però in un flash. Ci sono dei momenti in cui mi manca moltissimo, altri in cui proprio non mi manca per niente, se posso essere onesto. Però chissà, io non ho mai negato che un giorno magari ci possa essere un ritorno di fiamma. Bene così. Mi piacerebbe allenare una squadra di calcio? Velasco ci ha provato, eh? Ma allenare dal punto di vista tecnico ovviamente non credo che sia possibile, proprio per evitare di fare cose che non si conoscono. Certamente mi piacerebbe avere a che fare con il mondo del calcio, che è un mondo che io amo, intanto come sapete sono anche tifoso di questo sport meraviglioso, e come naturalmente è possibile lavorare in contesti ovviamente di tifoso del Napoli, dica ecco. Di sì, anche se non è vero. Io diciamo, dopo il Toro, che è la mia squadra del cuore, certamente sono ci accomuna un senso di anti-juventinità, almeno in questo possiamo la scelta del Toro, ci piace tantissimo. Berruto, grazie, a presto, arrivederla. A voi, a presto. Grazie, grazie, grazie a Mauro. Berruto, ha scritto il tuo amico Paolo Bargigia che è dalla parte di Novak Djokovic, senza dubbio, ha scritto così. Che dubbio c'era? Andiamo da Pietro De Concini. Ciao ragazzi, avete finito di parlare di Novax, di Sivax? Beh, Pietro, ma noi siamo una trasmissione che non prende mai una posizione, siamo proprio come mi suggerisce l'amico Dino, il famoso Novax Djokovic. Ormai siamo arrivati anche molto a questo bene, l'esaurimento porta anche a queste battute veramente spicciole. Detto questo, tornando a noi, perché fra pochissimo ci attende un pomeriggio da supereroi intensissimo, sono tante le notizie di mercato che sono arrivate anche in mattinata, perché sentiremo la voce della procuratrice di Sony D'Angelo ed Agostino Rizzo, ma non solo, perché arrivano novità importanti anche per quanto riguarda l'attacco biancoverde, e soprattutto faremo il consueto giro per le piazze del girone C di Serie C a fra pochissimo. Benissimo, grazie. Per quanto ci riguarda, evidentemente continueremo a toccare tutti i temi, da Insigne alla questione ASL, vedremo come si comporteranno, cercheremo anche di portarvi notizie dirette da fonti dirette. Ci proviamo nell'arco della seconda ora, nello speciale Napoli. Andiamo a parlare di Lorenzo Insigne. Dov'è Chiarello? Hai preso il caffè? Hai preso? Sono qua, lo sto prendendo adesso, vedi? Ah, che come l'hai? Ma tu, cioè, dovessi scegliere tra cialda e moca. Tra te il caffè. No, tra cialda e moca, che fai? La cialda non mi piace, la capsula sì. La capsula sì. E la moca? No, dipende. Il caffè più buono della mia vita l'abbiamo bevuto io e mio figlio Giorgio a Di Maro. A Di Maro? Perché uscendo dallo stadio, con un aneddoto carinissimo, uscendo dallo stadio, dopo la telecronaca di Napoli Provercelli, la mattina dopo ci presentammo all'allenamento, io e mio figlio Giorgio, per vedere l'allenamento dei portieri della squadra. Davanti allo stadiolo di Di Maro c'era un crocicchio di un capannello di tifosi che subito mi invitarono ad andare a parlare con loro. Al centro c'era un signore con una moca gigantesca, 12 tazze di poco, 24 forse, non lo so, la più grande moca che io abbia mai visto, ovviamente acciaio e azzurra, era azzurra la moca, che fece un caffè che ci offrì, così buono, ma così buono come non l'abbiamo mai bevuto in vita nostra. Era un caffè azzurrissimo, il più bel caffè mai bevuto, fatto dai tifosi del Napoli. Allora, fammi dare Giorgio me ne parla ancora.
di quel caffè. Fammi dare il buon pomeriggio al collega di Sport Mediaset e soprattutto per quello che più ci serve adesso, fondatore del portale MLS Italia, quindi conosce la Major League Soccer meglio di tutti quanti noi, ovviamente, il collega Max Cristina. Ciao Max, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno a voi e buon anno a tutti. Buon anno a te, buon anno a te. E allora, caro Max, noi stiamo molto discutendo anche su un tuo articolo che puoi immaginare facilmente qual è. Noi abbiamo parlato con chi di dovere, l'ho fatto io, l'ha fatto il nostro direttore Umberto Chiariello. Ci confermano tutti che queste famose cifre del contratto di Insigne sono 11,5 milioni di dollari. Noi non vogliamo assolutamente, anzi di euro, quindi Insigne andrebbe a guadagnare 15 milioni di euro netti l'anno e così via. Tu hai delle cifre completamente diverse. Ci fai capire da dove nasce questa diversità? Come si deve raccontare, che cosa sta succedendo, che tipo di contratto è stato posto in essere, che società è il Toronto? Noi ti promettiamo che siamo buoni buoni ad ascoltarti per i prossimi 2-3 minuti, però tu spiegaci tutto nel dettaglio. No, allora la questione è che la mia fonte è notoria vostra, arriva direttamente dal Canada, quindi esattamente penso dalla parte opposta da dove avete fatto le vostre giustissime verifiche, e mi hanno assicurato che la cifra proposta è 8 milioni di euro netti, cioè convertiti sono 8 milioni di euro netti a stagione più bonus, tradotto 11,5 milioni di dollari netti, ma dollari canadesi, che sono circa appunto 8 milioni di euro netti. Sono cifre comunque, non dico folli per l'MLS, ma comunque nessuno ha mai guadagnato così tanto in MLS, quindi quando parlano di investimento fuori da ogni rango per l'MLS è vero, cioè il giocatore più pagato quest'anno nel campionato nordamericano è Carlos Vela di Los Angeles, che guadagna 6,3 milioni di dollari americani, però lordi, quindi circa 3 milioni di euro netti a stagione. Toronto sicuramente è una città da spendazione, era forse la più spendazione della MLS, quindi soldi ne ha anche da spendere parecchi, come ha già dimostrato in passato con Giovinco e non solo. Giovinco che per la cronaca ha guadagnato meno della metà di quanto guadagnerà Insigne, quindi è comunque una cifra abnorme. E detto questo, negli ultimi anni è sempre stata la seconda società per ingaggi di tutta la Lega nordamericana, di tutta la MLS, ma i risultati in campo negli ultimi due anni sono stati abbastanza disastrosi, per questo che avevano già annunciato nei mesi scorsi di voler fare una sorta di rivoluzione con grandi nomi per tornare ai livelli del 2017, quando vinsero appunto con Giovinco in campo. Detto questo, nell'articolo che ho fatto ho messo in essere tutti i dubbi, nel senso la MLS ogni sei mesi pubblica gli stipendi dei giocatori, quindi da lì non si scappa. Non sarà a maggio, perché ovviamente Insigne si trasferirà a luglio, non prima. A settembre sapremo con precisione quanto guadagnerà Lorenzo Insigne. Detto questo, sono delle cifre al lordo, perché tanto in America pubblicano tutto al lordo, che sarebbero più del quadruplo di quanto guadagna il giocatore più pagato della Lega. Quindi, con tutto il rispetto che ho per Insigne, che è un capitano del Napoli, giocatore della nazionale, cioè, se fosse 11 milioni e mezzo di euro netti all'anno, sarebbero circa 23 milioni di dollari all'anno, mi sembra una cifra folle per un giocatore che sicuramente può fare la differenza in MLS, ma non è che da solo può spostare gli equilibri, nel senso, non è un David Beckham dei tempi quando andò a Los Angeles a cambiare completamente il campionato. Non è un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi che dice vabbè, compri un'azienda praticamente. È un ottimo giocatore che farà sicuramente benissimo in campo, ma da lì a pagarlo più del quadruplo di un altro giocatore, del giocatore più pagato, mi sembra una cifra abbastanza fuori dal caso. Da lì sono nati i dubbi, da lì ho fatto le mie verifiche e ho dato Toronto. Posso dirvi che la fonte è molto vicina alla società canadese, quindi non penso mi abbia detto una stupidata. Detto questo, temo che il misunderstanding possa essere stato all'inizio, quando magari i primi colleghi bravissimi a fare il lavoro, a scoprire questa trattativa nelle settimane scorse, gli è stato detto 11 milioni e mezzo, probabilmente in Italia noi ragioniamo sul netto, facciamo alcune, se non è una questione culturale, noi quando parliamo di stipendi dei giocatori parliamo al netto, probabilmente dal Canada parlavano nel lordo e c'è stato qualche fraintendimento lì, almeno posso giustificare così una questa differente visione.
Allora, Umberto, che cosa vuoi dire a Max? Che cosa... Che rimane il dubbio su quello che lui ha detto, che va appurato. 11,5 sono dollari canadesi e quindi 8 netti, perché molti hanno parlato di 7,750, che sarà evidentemente il cambio di qualche altra cosa. O sono 11,5 di milioni di euro, è quello che andrò ad appurare da qui alle prossime ore. Ma secondo me la sostanza cambia poco, perché se sono anche 8 milioni di euro netti, più i bonus, più i benefit, che sono tanti, in una città dove c'è una comunità italiana di 470.000 persone, c'è una città più grande di Firenze, per capirsi, e dove c'è una qualità della vita elevatissima, sarà pure che va in pensione dal grande calcio, ma per i prossimi anni la sua famiglia conoscerà l'internazionalizzazione, l'inglese, una qualità di vita elevata, portano a casa 40 milioni di euro circa alla fine della giostra, insomma, di fronte a un Napoli che ha mossato di non volerlo nella figura del suo presidente, perché la verità non è un fatto solo di soldi, è un fatto di scelte, e la scelta del Napoli è quella di rinnovare la squadra facendo meno degli uomini simbolo per l'anno prossimo, perché c'è anche Mertens in questa storia. Quindi io non vedo nulla di eccepibile in tutto ciò. Scelte di De Laurentiis da un lato, scelte di Insigne dall'altro, che sono coerenti alla fine. Max, che cosa ne pensi? Io sono completamente d'accordo, nel senso che a queste cifre, che siano 8 come risulta noi, che siano 11,5, cioè, se mettiamoci nei panni di Insigne, ma chi direbbe di no, nel senso, a 31 anni ha dimostrato il Napoli, comunque di volerlo il Napoli, ma non gli sono stati dati i soldi che richiedeva per rimanere. A una cifra così, che appunto 8 milioni, tutto quello che ha detto il nostro collega, io sono d'accordissimo, cioè con i benefit, con i bonus, gli danno i voli privati a quanto pare, una casa che da sola magari varrà 2 milioni di dollari, adesso faccio degli esempi perché non lo so di precisi dettagli ovviamente del contratto, e va in un campionato in cui diventi una star assoluta, perché va a prescindere dallo stipendio, è comunque un campione d'Europa in carica e quindi è un giocatore che a livello anche di blasone è il più importante del campionato. È una realtà nuova dove tutto è in crescita a livello di organizzazione, sicuramente non c'è la pressione che ha a Napoli, che ha in Italia, anche a livello della vita, nel senso potrà girare tranquillamente per strada senza essere fermato in due secondi per una foto, per una cosa. Ma è una cosa bella, è una cosa bella, cioè tu fai il calciatore professionista, vai da qualche parte, non ti calcola nessuno. No, attento Marco su questa cosa, facci piano. Io non la vedo. Una lui fino a oggi non ha potuto, fino a oggi non ha avuto lo spazio della privacy di un minuto. Mi raccontava uno dell'entourage di Insigne, che se Insigne si affaccia alla finestra a sorseggiarsi il caffè, e che sotto al palazzo suo si crea l'assembramento in un nanosecondo. Dopo tanti anni, perché ormai sono più di 10 anni che Insigne fa il professionista, andare in una città dove vivi tranquillo forse fa anche piacere, Ma Max? Io penso che se avesse avuto un'offerta anche leggermente più bassa, ma comunque in linea con le sue richieste in Europa, secondo me sarebbe stata rimasta in Europa, certo, 8 milioni all'anno. Se per questo ti posso garantire che il 16 dicembre lui ha fatto dire a De Laurentiis: guarda che voglio rimanere, se solo mi confermi la cifra attuale non voglio neanche un euro in più. E De Laurentiis ha detto no, secco. Vabbè, comunque, staremo a vedere. Max, io ti ringrazio ovviamente per essere stato con noi e per averci ulteriormente aperto qualche spiraglio legato alla questione MLS. Grazie, a presto. Grazie mille a voi, buon lavoro. Grazie. Max Cristina di MLS Italia, andiamo avanti anche con messaggi, scalette, un sacco di cose. Allora, aspetta, messaggi. Ti insultano, Chiariello, lo sai? Ti insultano. Non me ne importa niente. Allora, ADL ha fatto bene, Insigne non è mai stato l'idolo del Napoli, non ha mai avuto il carattere, la stoffa. Vabbè, è un'opinione. Io non ho fatto opinione. Un giocatore normale. Infatti Gaspare Umile ha fatto 114 gol, Gianni Improta ha fatto 114 gol. Sergio Clerici ha fatto 114 gol e 95 assist. Mi fate vomitare. De Rosa ha fatto 1,5 milioni. Provochiamo il vomito. Certo.
provochiamo il vomito. Infatti l'anno scorso hanno premiato il miglior giocatore del campionato della serie Eccellenza, dove gioca mio figlio. Mio figlio mi ha detto che è bravino, infatti. Ce la può fare. La cosa bella è che più di prima godrai quando il Napoli non farà risultato. Boh, vabbè. La più grande verità di questa storia è che manco le squadre di Serie B lo volevano. Premetto che io non lo giudico perché infatti te lo posso dire, ho parlato al presidente della Pecciarella e mi ha detto la Neapolis non sa se gioca lui o Barretta. Non lo voleva, non lo voleva, non lo voleva. Andiamo avanti anche con la scaletta, con vedete se ci abbiamo un nostro amico. Dice Massimo, io però premetto che davanti a quei soldi bisogna trovarsi dentro per giudicare. Perdendo Cagliecon sulla destra, Insigne non serviva proprio più. E la cosa più bella è che quando dicono che la sua mattonella deve tirare 60 volte per fare un gol. Quindi Insigne. E se ne va, ragazzi. Che bello. Andate insieme a Gallo. Gallo sta organizzando un party. Andate con lui. Andate da Gallo che sta organizzando un party. Un pippone. Fate il party. Addio Lorenzo. Bene, allora parteciperà al party, addio Lorenzo, Francesco Modugno. Modugno, buon pomeriggio. Se mi invita, sì, siamo amici con Lorenzo. Esatto. È partita la demonizzazione di Insigne. È partita la demonizzazione di Insigne. Adesso è un pippone, se ne deve andare. Giocatore scandaloso. Non è mai servito a niente. Ok. Io lo prendo se me lo date, come disse qualcuno, lo metto a palleggiare in giardino, ma me lo compro io. Ma a me è un classico del tifoso che ragiona di pancia. È triste quando certe riflessioni le fanno magari chi dovrebbe invece fa altro di mestiere, o pensa di fare altro, pensa a giornalisti, opinionisti, a chi magari a Lorenzo è stato vicino fino a ieri pomeriggio raccontandone le gesta e le meraviglie di un talento sublime, poi con tutte le sfumature possibili, e oggi invece fa il moralista, l'ipocrita, perché di questo si tratta. Io sono molto veramente sconcertato, perché questo è un giocatore che ha dato tantissimo. Noi, allora, lo dico apertamente, dico quello che penso, me ne frega niente. Allora, ieri la cosa con Toronto andava fatta diversamente. Farsi beccare è stato, per carità, onore al merito ai colleghi di Sky, ai colleghi di Repubblica, poi non mi ricordo se c'era una TV canadese pure che stava lì, che hanno avuto la soffiata giusta per andare a beccare Insigne che incontrava i dirigenti del Toronto. Onore al merito ai colleghi che hanno fatto lo scoop, perché di scoop trattasi. È chiaro che forse le forme andavano rivisitate diversamente, sono d'accordo, cioè non è stata una cosa che anche a me, tifoso del Napoli, ha un po' disturbato. Quello che però sappiamo, ovvero che il Napoli ha sbattuto la porta ad Insigne, perché nemmeno il rinnovo alle stesse cifre attuali era fatto, era fattibile secondo De Laurentiis, diciamo che ha portato, che ha indotto anche ad una riflessione diversa da parte di Insigne. Io vorrei capire da Francesco Modugno se questo che sta accadendo significa ridimensionamento per il Napoli oppure no. Modugno, prego. Ci arrivo subito. Solo un passaggio. Io non penso che ci siano sempre per forza dei colpevoli, cioè qui siamo in un libero mercato, c'è un'azienda che ha le proprie strategie e che, ti dico questo almeno, penso nessuno possa discuterlo, mai è stata ruffiana, mai ha venduto visioni differenti, anzi il presidente De Laurentiis è sempre stato molto crudo, direi, molto realista, più di quanto gli altri avessero voluto magari sentire in certi momenti. Quindi c'è un'azienda, che il calcio è azienda, di questo si tratta, poi possiamo discutere sui riflessi sociali e sentimentali di ciascuno di noi, però voglio dire,
si tratta di azienda, cioè un'azienda che ha una propria strategia, ha fatto la propria offerta adeguata a quella che ritiene essere in questo momento la sua potenzialità. C'è un calciatore che ha fatto le proprie valutazioni, che si è messo sul mercato, sul libero mercato. Gennaio è il momento del mercato, poi la forma a volte è anche sostanza, sì, ma mi chiedo e vi chiedo cosa avrebbe cambiato. L'abbiamo raccontato, penso, da avrebbe cambiato zero. La sensibilità del tifoso si sarebbe lasciato accompagnare in maniera, una sorta di eutanasia del distacco, può essere, però il calcio è questo qui, questo mondo qui è questo qui. Altrimenti ne vivremmo un altro. Se tu mi dici ridimensionamento, anche qui non faccio il fenomeno, mi rifaccio a quelle che sono le dichiarazioni degli ultimi 24 mesi della proprietà. L'obiettivo è ridurre il monte ingaggio. Tra l'altro c'è un'opportunità per la società, perché a fine stagione metti insieme, però i conti non mi tornano. Però vi posso fermare un attimo, perché un attimo, vi chiedo solo un secondo, pazienza, pochissimi secondi di pit stop, datemi proprio un pit stop, cambio gomme e torno. Allora, eccoci qui. Allora, non tornano. Perché? E poi torno da Modugno. Che è successo? Faccio un ragionamento molto semplice. A me, se non concesso che il 16 dicembre De Laurentiis avesse detto a Pisacane, di fronte alla richiesta di Insigne, di dire voglio rimanere, basta che mi confermi l'ingaggio attuale, De Laurentiis si sarebbe sobbarcato a 36 milioni di spesa per i prossimi 4 anni, perché lo stipendio lordo di Insigne è di 9 milioni, 4 e 6 netti. 36 milioni. Non rinnovandolo risparmia questi 36 milioni, ma deve prendere un calciatore che a dir poco prenderà 2 milioni netti. Mettendo che sia uno straniero col decreto crescita, costerà 3 milioni e mezzo all'anno, e che vuol dire che per 4 anni ne costa 14, risparmia 22 milioni. Ma un calciatore che vai a prendere, come minimo lo paghi 20 milioni nei prossimi 4 anni, anzi 5, perché gli farai un contratto perfino più lungo per ammortizzarlo su anni più lunghi, con un'unica differenza, che questo giocatore, che sarà un 23enne, 24enne, intorno ai 27 anni il Napoli proverà a cederlo a una cifra importante e quindi mirerà a una plusvalenza. Quindi di fondo, correndo un rischio tecnico enorme, perché sostituire Insigne non è facile, il Napoli impegnerà nei prossimi 4 anni la stessa cifra che avrebbe speso per Insigne, con un'unica differenza, che Insigne lo butta via perché arriva a un'età dove non è più monetizzabile, e quello che verrà sarà vendibile. Quindi l'ipotesi di una futura plusvalenza è l'unica motivazione che possa muovere De Laurentiis. Mi sembra un po' poco, francamente. Umberto caro, vai, perché sei sempre puntuale nella riflessione, come diceva quello, ti sei fatta la domanda e ti sei anche dato la risposta. Da un punto di vista aziendale, ritorno, il calcio è azienda, la differenza è che per le strategie della proprietà del club, le quali poi ciascuno può avere la propria opinione, Insigne avrebbe rappresentato un costo, il giocatore che verrà rappresenterà un investimento. Ora, hai detto bene, hai fotografato esattamente la situazione. Quindi siamo in un mercato nel quale la società, in questo caso il Napoli, ha una propria... Però aggiungi il secondo corno del problema, hai detto il primo che è perfetto. La differenza tra costo e investimento è decisiva, hai detto benissimo. Il secondo corno del problema è però il rischio che ti assumi, perché a fronte di un giocatore certo, ti vai a prendere un giocatore incerto. Perché sai bene che quando abbiamo tolto Higuain, i Milik, i Maximovic, i Roghi, Diavara, lo stesso Zielinski, non ti hanno dato quello che ti aveva dato Higuain. Non sempre ti riesce di sostituire Cavani con Higuain. Umberto, pure che tu spendi soldi per la Vargas al posto di Lavezzi e dopo si rivela la bufala. Siamoci attenti. Umberto, ma io ci metto il carico. Per me Lorenzo è tra i giocatori più forti del campionato.
È il talento. No, l'anno scorso il premio di miglior giocatore, ricordiamoci. È il talento più fulgido, tra i più talentuosi in assoluto del calcio italiano, non a caso è il 10 della nazionale, è uno che insomma può ostentare numeri che non sono da tutti nella storia del Napoli. Poi al di là che risulti simpatico o meno, anche qui mi interessa poco, parliamo di uno che da un punto di vista della professionalità è inattaccabile, e temo che non vedremo facilmente qui a Napoli giocatori immediatamente del calibro di Lorenzo, di Dris, che il cui epilogo mi sembra abbastanza anche qui definito. Tant'è, e faccio velocissimo, Marco prima mi diceva si va verso un ridimensionamento, e io dicevo c'è l'opportunità, aggiungendo anche Manolas, che a fine anno con quelli in scadenza ci sia quantomeno un taglio del monte ingaggi di circa 40 milioni lordi. Se ti ritrovi con un monte ingaggi di 40 milioni inferiore, vuol dire che parallelamente anche la tua forza tecnica sarà inferiore, e quindi se il calcio c'ha un po' di scienza è ovvio che oggi vali X e l'anno prossimo varrai quantomeno X meno i soldi di ingaggio che risparmierai. Giocatori bravi costano, e quindi se la necessità, la priorità in questo momento legittima, sottolineo legittima, del club è quello di ridurre in questo preciso momento storico il monte ingaggi, vuol dire che di conseguenza tecnicamente la squadra varrà un po' meno. Allora vi leggo una notizia appena arrivata in redazione. Secondo quanto apprende Genoa Today, è stato ricoverato per le complicanze dovute al Covid Antonio Cassano. Secondo te la famiglia ha confermato che Cassano è vaccinato o che non è vaccinato? Secondo me, considerando la capa sciacqua del Cristiano, potrebbe essere anche un novax Cassano. Cassano non è vaccinato, l'ha confermato la famiglia. La famiglia ha confermato. Purtroppo questo vaccino a volte mi sembra molto selettivo, colpisce i cervelli deboli. Cassano non è vaccinato. Io veramente faccio fatica quasi ad andare avanti. Faccio quasi fatica ad andare avanti. Marco, è l'unica cosa. Ormai io ho la barba bianca, che quella mi posso permettere. I capelli non più. E quando arrivo a un certo punto più o meno provi a dare un senso a tutte le cose che accadono. Cioè anche quelle proprio. Però provi a dare una lettura, a capire cosa. Io, ragazzi, di Novak sono l'unica cosa che proprio non capisco. Io non invece capito una cosa, se Modugno è più bravo di testa alla Stellone o più bravo con le mani alla Lupatelli, che sono i suoi gemelli diversi. Ma un bella verità, sai cos'è? È che ormai ci siamo fatti vecchi, vedi? E i giovani che ci ascoltano. Cioè, è vero che ti hanno fermato Messato cambiando di pistellone, è vero o no? In altri tempi sì. Adesso lo fermano perché è Modugno. Perché è una star, adesso lo fermano perché è una star, diciamo la verità. Sì, il brodo. La verità è che i giovani che ci ascoltano non si ricordano, né di Lupatelli, che pure è stato campione d'Italia. Penso nel 2001 con Cristiano la Roma. Lupatelli. La Roma era la Cristiano riserva di Antonioli Lupatelli. Che giocava. Cristiano Lupatelli. Sì, quando oddio che giocava, quando i tifosi a Roma cantavano. No, perché Antonioli diciamo, ebbe un momento di crisi e giocò con lui. È un momento lungo di crisi, lui, Antonio. E Stellone che era un centravanti delizioso. Fortissimo. Peccato che era fradicio. Si faceva sempre male. Lo so. Un po' prima, un po' seconda punta per i più giovani, consiglio, aiutami pure tu qualche volta che la coppia Suoca e Stellone è tra le più forti che abbiamo visto a Napoli. Mi ricordo un paio di gol Salernitana, Messina, di gol meravigliosi col Cosenza. Peccato quell'infortunio alla prima di campionato, 10 gol, primo tempo 1-0 con Zeman alla Juventus, uscì dopo 45 minuti e lo perdemmo per tutto il campionato. Si fece male in ritiro in Puglia a Bisceglie, da quelle parti lì, cioè il Napoli in ritiro, si fece male.
Vabbè, io devo salutare in quel momento, non mi faccio smentire se dico che era il centravanti più forte d'Italia dopo Bobovieri, così come Gennaro Iezzo in Serie B col Napoli era il portiere più forte d'Italia dietro Buffon, anche se giocavano in B sia Bestellone che Iezzo. Ci sono stati dei momenti che erano i più forti d'Italia proprio. Allora, io devo salutare Francesco Modugno invitandolo ad andare immediatamente sul coagulo, perché c'è un'indiscrezione, e diciamo quando arriva da Bruno Maiorano sai che ti puoi fidare, che ti interessa. Ti dico solo questo. Sì, però devi sapere anche una cosa, Modugno, che su Maiorano Giordano non è mai lucido nei giudizi, perché Maiorano lo ha comprato letteralmente a botte di festini. Vabbè, per cui ha partecipato anche Giordano, Modugno, voglio dire. Bruno Giordano, possiamo partecipare ai festini che sono feste megagalattiche di Maiorano. Possiamo dire che Bruno Maiorano è uno straordinario padrone di casa, lo possiamo dire. Sì, è un anfitrione eccezionale. Chiariamo che ho moglie, figlie e un decoro, quindi festini nel senso di serate in allegria, quando ancora se potevano. Sono già andato sul coagulo e mi dispiace non poter riportare la notizia. Sì, peccato. Ma poi la giro a Chiariello, che secondo me è interessato. Giro a Chiariello che è interessato. Non si può dire pubblicamente, ma ci divertiremo. Vabbè, sai che è cascata. Francesco, ci sei? Dov'è? Sei andata? È cascata anche la linea. La portata è troppo ampia. Vabbè, poi te la racconto. Pochi secondi e ripartiamo. Eccoci qui. Smettila di chattare con Massimiliano Gallo. Chiariello, smettila di chattare con Massimiliano Gallo. Sta festeggiando. Compadre, fai fiesta. Donde es la sangria? Donde es la sangria? Amico, donde si sta facendo una paella gigantesca. Beato lui, c'ho una fame. Tu non c'hai fame, io c'ho una fame che sto... Ho mangiato già. Veramente, morendo. Ho fame. Io tenevo una scafaria, cioè tenevo una ciotolina di orecchiette con verza e scorzette di parmigiano meravigliosa. Però bene. Allora, ok, il dottor D'Amore è ancora in riunione, mi sa che non ce la facciamo ad averlo con noi in diretta. Peccato, casomai ci proviamo più avanti, al massimo domani. Io la notizia di Cassano veramente non riesco a reggerla. Cioè, tu non ti vaccini, poi devi andare ad intasare le terapie intensive pubbliche, manco private, pubbliche. Cioè, io veramente questa cosa io non riesco a tollerarla, mi devi credere, a me mi fa veramente girare le palle questa cosa. Cioè, tu decidi di non vaccinarti e poi devi andare a prenderti dei posti letto così, e noi ti dobbiamo pagare e curare, perché la sanità pubblica la paghiamo con le nostre tasse. Ma è una cosa normale, nessuno deve dire niente di tutto questo. Io sto arrivando a pensare che quasi è giusto non curare chi non si vaccina. Non ti vuoi curare, non ti vuoi vaccinare, benissimo, fregati, oppure ti curi privatamente. Sanità pubblica preclusa a quelli che fanno così. Io non, francamente non riesco a trovare alternative. Dimmi se sto sbagliando. Dove sei? Sei andato, Chiariello? Io sono molto duro sui Novax, quindi è inutile che vieni ad azzuppare il pane con me. Ma guarda che è scandalosa questa cosa. È scandalosa. Ma vabbè. Allora, ha parlato Allegri, ha parlato in conferenza stampa, Spalletti ovviamente colpito da Covid non farà conferenza stampa. Allora, abbiamo recuperato Chiesa e Dybala, Danilo rientra nei prossimi giorni, Bonucci è fuori domani e domenica di sicuro, poi vediamo per la Supercoppa, Danilo sarà a disposizione la settimana prossima. Pellegrini e Caio Giorgi hanno un attacco influenzale, quindi non ci saranno. Quindi la Juventus non avrà Arthur, Ramsey, Pellegrini, Caio Giorgi, Danilo, Bonucci e Chiellini. Diciamo che come numero di assenti da un lato e dall'altro ci siamo, cioè sono 6-7 assenti da un lato e dall'altro. Il Napoli ha recuperato Elmas, che è negativo, ha perso Meret, che è positivo, però Elmas è liberamente convocabile da parte del Napoli. Mi sembra di poter dire che se proprio dobbiamo stare al cambio,
è meglio avere un giocatore di movimento in più che un portiere in più per come stanno le cose, Umberto? Eh beh, direi che sei d'accordo. Allora andiamo anche un po' avanti, perché tra un attimo abbiamo l'Edito Napoli, però voglio prima leggervi un paio di notizie che stanno arrivando a proposito sempre di Insigne, perché già si parla di potenziali sostituti, perché c'è chi dice che tutto sommato, cioè anche il Mattino tra queste, il Toronto potrebbe anche immaginare una firma prima dell'estate. Da quello che ci consta non andrà così. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare Tuan Zebe per le visite mediche. Una volta che il calciatore supera gli ultimi ostacoli, dovrebbe arrivare Tuan Zebe per le visite mediche. Per ciò che concerne il sostituto di Insigne, già si fanno molti nomi, si parla anche di Berardi, Everton. Onestamente sembrano essere francamente dei nomi un po' tirati giù così, non dico a caso. Ma come? Ma non doveva. Che non succede? Doveva essere Zaccagni. Mamma mia. Vabbè. C'è uno solo in grado di sostituire Insigne. Chi è? Anthony dell'Ajax. Ti piace? A me fa impazzire. Anthony dell'Ajax mi fa impazzire, fortissimo. Sì, è un buon giocatore, ma non so, non l'ho verificato a certi livelli. Fortissimo, fenomeno, veramente un fenomeno. Per me è un fenomeno. Vabbè, comunque, vediamo. Tu chi suggerisci come potenziale sostituto? Chi suggerisco? Tu hai detto c'è un solo calciatore. Catena della Neapolis. Dai, ma smettila. Vabbè, facciamo così, dai, andiamo in stop and go e poi ripartiamo. Oh, allora, Chiarello, dove sei? Ti stai distraendo? Ti vedo, ti percepisco assente. Che c'hai? Stai chattando con una bella donna? Che stai facendo? Dov'è? Sono semplicemente concentrato sulle cascate del Niagara dal lato canadese. Toronto è lì, Quindi dice c'è la famosa andrai a trovare Insigne. Io ci sono stato sul battello sulle cascate, sotto le cascate del Niagara, ed è un'esperienza veramente bellissima da fare. Tra l'altro gli americani usano sempre spettacolarizzare tutto con altoparlanti a palla, con surround a palla, dove ti fanno credere che stai per affondare, tutta la pantomima, ti danno anche dei giubbini antipioggia perché ti bagni sotto le cascate. È un'esperienza bellissima. Se poi vai dal lato canadese, appunto, di Toronto e sali sulla torre Minolta, che è bellissima, e vedi da lassù le cascate, è uno spettacolo unico. Toronto, città bellissima. Allora, 10 positivi nel Verona, 8 giocatori e 2 dello staff, però l'ASL Udinese ne aveva 9, cioè il record del Verona. L'ASL Veneto ha deciso di non intervenire, quindi l'Hellas Verona sarà regolarmente in viaggio per la Spezia. Questo è la notizia dell'ultima ora che apprendiamo e vediamo. Aspettiamo di capire se e come dirà qualcosa l'ASL di Napoli. Detto questo, andiamo subito con il tuo Edito Napoli. L'Edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Non voglio più parlare della vicenda Insigne dal punto di vista del giusto o sbagliato. Per me non c'è nessun moralismo, lo ribadisco, sono scelte della società e sono scelte del calciatore. Mi preme invece sottolineare quella che è la strategia societaria. Ho raccontato già, e non è un segreto, che ebbi un invito a pranzo da Aurelio De Laurentiis l'8 gennaio dell'anno scorso, all'indomani della sconfitta con lo Spezia in casa. Ovviamente a pranzo c'era anche Chiavelli,
e ovviamente il clima non era dei migliori, perché venivamo da una sconfitta pesante, così come non è stata adesso. Gattuso era nella fase involutiva, aveva perso due partite di seguito con Inter e Lazio, se ricordo bene, pareggiato col Torino in malissimo modo prima di Natale e perso la ripresa con lo Spezia. Si discuteva del rinnovo di Gattuso, che fu da lui escluso tassativamente, e quando mi parlò del futuro del Napoli io rabbrividii. Ovviamente non ho mai raccontato tutto ciò per obbligo mio personale deontologico di privacy, ho solo detto qualche piccola cosa, ma non mi ha raccontato quello che realmente trassi da quella giornata. Io ne uscii piuttosto scosso. Da un lato abbastanza ammirato dal cervello di quest'uomo, che avete voglia di parlarne bene, male, come vi pare, ma vi posso garantire che a Napoli si dice ci accatta e ci venne a tutto quanto, perché è una mente superiore. Ma le sue idee mi lasciarono scosso, perché capii sin da allora che non aveva nessuna intenzione di conservare Lorenzo Insigne in squadra, che i suoi obiettivi erano solamente due, anzi tre: trovare un allenatore che gli valorizzasse Osimhen, per non aver sbagliato l'acquisto più costoso della storia, era terrorizzato all'idea che avesse preso un pacco, e un allenatore che non gli chiedesse di giocare con una rosa troppo ampia, perché non voleva più rose ipertrofiche così dispendiose, e poi trovarsi casi come Lobotka e Rachmani, che all'epoca non aveva fatto manco un minuto, costati 35 milioni in due e mai utilizzati. A quel punto mi tengo Luperto, mi tengo i ragazzi del vivaio, se non devono giocare mai, giustamente. E soprattutto disse: abbiamo l'obbligo di abbattere il monte ingaggi, l'obbligo, non posso più permettermi 20-30 milioni di perdite ogni anno, e non posso più pensare che la Champions sia un ricavo strutturale. Dobbiamo entrare nella logica, nell'ordine delle idee, che il bilancio va fatto senza la Champions. Se poi arriva è un di più, ben venga. Questo significava che l'obiettivo Champions non diventava più fondamentale, ma diventava fondamentale il pareggio di bilancio per poter vivere e sopravvivere nei prossimi anni, per poter costruire sempre una squadra che stesse nella parte alta della classifica, ma sapendo che la Champions non sempre la si raggiunge. E gli ultimi due anni hanno dimostrato infatti che così non è stato. E quest'anno siamo di nuovo a rischio, perché se Napoli perde a Torino, e può perdere a Torino, la Juventus ci salta in testa, sta a due punti ed è pericolosissima. E quindi cosa ne ricavai? Che lui aveva ormai abbandonato l'idea di fare plusvalenze su una serie di calciatori, che riconfermargli il contratto significava ricomprarli letteralmente, e che non aveva intenzione di spendere questi soldi, e che se ne potessero andare tranquillamente, perché a lui non gliene fregava niente. Non avendo misurvalenze, avendoli ammortizzati, io non spendo i soldi a ricomprarmi i calciatori, che dopodiché per me sono costi e non investimenti. Da un lato è giusto aziendalmente, io capii questo discorso, l'ho compresi, tutto giusto. Dall'altro però mi resi conto che stavamo a fine ciclo, che questo sarebbe stato, che l'anno scorso sarebbe stato l'ultimo canto del cigno. Io mi aspettavo che già l'anno scorso andasse via un po' di gente, invece ha preso Spalletti, ha mantenuto tutti, ha rilanciato la sfida, ha rimandato all'anno prossimo ogni considerazione, e quest'anno abbiamo perfino rischiato di vincere lo scudetto se non ci si fosse messo la pandemia e alcuni errori gravi delle ultime partite di tecnico, giocatori, tutti inclusi. Quindi l'anno prossimo noi avremo una squadra senza più Ospina, Marquì, con Jesus, Manolas, Goulam, Mertens, Insigne, tutti via, tutti a scadenza. Si riparte,
Il problema a questo punto è, con Monte ingaggi tagliato a 70-80 milioni rispetto ai 140 attuali, tecnici compresi, e con calciatori da acquisire che debbano dimostrare di valere ingaggi importanti per il futuro, ma che adesso vadano a prendere meno della metà degli attuali big del Napoli. In questa logica doveva partire Koulibaly, non ha trovato acquirenti, ma 6 milioni lui non vuole darli più a nessuno. I prossimi ingaggi al massimo saranno i 3,5 di Zielinski, top. Credo che anche Lozano sia destinato a partire per quel che guadagna. Tolto Osimhen, che l'eccezione, la gallina dalle uova d'oro, il Napoli si attesterà su stipendi dai 2 ai 3 milioni e mezzo sui giocatori importanti e meno per alternative, 1, 1 e mezzo, così. Questo significherà un ridimensionamento nei fatti. Saprà giunto l'individuare i giocatori giusti, pronti però, non che da aspettare anni come per Elmas o alcuni che non sono mai emersi, anche se sembravano talenti veri, Rog, Diawara, eccetera, per tenere un Napoli comunque nei primi 5-6 posti perlomeno in zona Europa League? È un interrogativo che ci lascia perplessi, preoccupati, anche perché tra Giuntoli e De Laurentiis non c'è sempre il sereno, anzi è più burrasca che sereno. E bisogna vedere se Spalletti saprà prendere il timone del comando e guidare psicologicamente, mentalmente, il turbolento presidente e il suo direttore sportivo in una direzione che possa mantenere il Napoli al vertice. Di una cosa sono certo: gente come Goulam, come Mertens, come Insigne, non la sostituisci d'amblè. Per cui il futuro, io nell'immediato roseo non lo vedo. Per fortuna c'è Claudio Russo che ci dirà che Jeff Bezos è pronto a comprarsi il Napoli. Claudio! Buongiorno Marco, buongiorno Umberto. Oh, abbiamo, allora, una bella notizia, eh? Qual è? Novak Djokovic non può scendere dall'aereo in Australia. Novak Djokovic non può scendere dall'aereo. Certo. Poi c'è da capire. Lo fanno pagare nello spazio, diventa il primo uomo tennis nello spazio che vagano con lo shuttle, che fa? Però sarebbe simpatico, non può toccare terra, potrebbe giocare su uno di quei cosi che stanno sospesi in aria, no, lui non tocca terra, potrebbe stare su uno di quei cosi ad aria compresa che stanno sospesi in aria e gioca così gli Australian Open. Cassano, ti confermo che non è vaccinato. Allora, Antonio, aspetta, la seconda cosa dice la sua compagna, la signora Marciali, si è vaccinato con due dosi. E terza cosa, nessuno ha mai confermato nulla. Genova Today, sto cazzo. Così scrive la signora Marcialis. Molto bene. Ne prendiamo atto, Ha già preso sempre il linguaggio del marito. Sempre bei toni. Osimhen, che oggi ha fatto il dito medio ad una tifosa che gli chiedeva di mantenere un aplomb un po' più diverso. Sappiamo di colleghi abbastanza vivaci. Ma le feste le avete fatte oppure no? Marco, il circo, dai. Sono a Napoli. Siamo veramente al circo. Allora, Manolas scappa in Grecia. Punto della situazione. Negli ultimi 20 giorni. Manolas scappa in Grecia. Manco un mese, sì, sono 20 giorni. Manolas, io ti devo consigliare un libro molto adatto per te. Allora, Manolas scappa in Grecia dopo essere stato fermato all'aeroporto per... Leggi poco. Sì. Ti posso consigliare un libro che su Amazon sta spopolando? Qual è? Lo consiglio per i bambini, quindi per te non dovrebbe essere difficile da leggere. Ci proverò, ti faccio sapere. Cose da fare mentre fai la cacca. Benissimo, ti ringrazio. Nel frattempo la Serie D si ferma. Giuro, è un libro che stanno vendendo. Benissimo. Il più venduto, io esco pazzo. Scusa, secondo te Umberto, qualche ospite di questa disgraziata trasmissione non possa essersi collegato in questi anni mentre faceva la cacca? Possiamo dirlo, dai.
forse anche il conduttore. Ora no, il conduttore non può perché è collegato a un computer e il computer non so può portare in bagno, francamente. È un computer fisso. Quindi. No, beh, parlava dell'altro conduttore. Parlava l'altro di... sta bloccato in regia, non lo può fare, non lo può fare. Semmai ci avrà un vasino sotto la sedia, magari quello può essere. Detto, li chiamavano pappagalli una volta. I pappagalli. Detto questo, Manolas. No, il pappagallo è cosa diversa dal vasino, ragazzi. Ma non scherziamo. Mi fai dire, Manolas scappa in Grecia così, fermato all'aeroporto con una somma di denaro non ben quantificata in contanti. Beh, come si fa a comprare un libro di cielo? No, vabbè, poi calmati. Poi andiamo anche a fare la tara. De Laurentiis il 16 dicembre dice a Pisacane: tu sai che cos'è una tara, ma non me ne prego. Tu qua non rinnovi nemmeno sotto cauzione. Bene, andiamo avanti. Insigne si fa vedere in pantofole di spugna. Oh, ma l'hai piata lunga, l'hai piata la notte dei tempi. E champagnino con i dirigenti del Toronto il giorno prima, due giorni prima della partita con la Juventus. Osimhen sui social fa un dito medio ai tifosi così beatamente chiacchierando. Claudio Russo, che cos'è il Napoli in questo momento? Il Napoli è una società che sa gestirsi fino a un certo punto, perché è una società che sa gestirsi sotto tutti gli aspetti comunicativi, contrattuali e via dicendo, non fa in modo che desperati di questo tipo, di questa levatura, di questa importanza, si lasciano andare a comportamenti del genere. Poi dipende anche dalle persone, in questo caso di questi tre calciatori, sapere la cosiddetta buona creanza di sapersi comportare, quindi di non fuggire all'aeroporto, di non farsi trovare nella hall di un albergo come se fosse la cosa più normale del mondo, fare una cosa del genere, oppure gestire i social in maniera civile, in maniera normale, come tutti i calciatori che fanno quei post inutili, stupidi, a meno che non sono quelli di addio scritti dai ghostwriter, e invece si lasciano andare alle emoticon, si lasciano andare alle figuracce, perché di questo parliamo, cari Marco e Umberto, di figuracce. Di figuracce. Chiariello, tu fai figuracce, ti è mai capitato di fare una figuraccia? Umbè, dimmi. Tutti l'abbiamo fatta nella vita, non sfido chiunque a non ricordare qualche figuraccia fatta. Io ne feci una clamorosa a Wimbledon, meravigliosa proprio. Mi vergognai come un ladro. Hai 40 secondi per raccontarla. Vai. Vado velocissimo. Andai prima che partissero i campionati di Wimbledon, insomma i famosi, la famosa kermesse di Wimbledon, andai allo store della cittadella di Wimbledon a comprarmi un sacco stupendo di Wimbledon, meraviglioso, da tennis. Stavo al piano della CNN, della BBC, e la BBC aveva sempre come commentatore un ex tennista illustre, da Bjorn Borg a McEnroe, eccetera. Io arrivai lì con un pennarello nero indelebile, era ora di pranzo, bussai e c'era questo grande mito del tennis. E io gli chiesi con umiltà in inglese se mi potesse autografare il sacco. Pochi secondi. Lui lo fece, autografò il sacco, nel rendermelo col pennarello io dissi "Thank you, Bjorn", e lui fa "I am Boris", con una faccia di odio, era Becker. Bene. Io l'avevo scambiato per Borg. Per Borg. Mi feci tutti i colori e dissi "Boris, of course. Cioè, proprio una figuraccia terribile. Molto bene. Detto questo, Claudio, un giorno mi racconterai la tua peggiore figuraccia, però nel frattempo ti ringrazio e ti abbraccio. Ciao Claudio, a presto.
Ci sarà occasione, caro Marco. Ci sarà occasione, grazie a Claudio Russo. Vabbè, l'hanno fatta sicuramente insieme a te. Ma questo non ci sono dubbi, grazie ad Umberto Chiarello, ci vediamo domani. A domani, ciao. Ciao. Scamette a tutta forza. A tutta forza, grazie ad Alessandro Montano, parole e microfono che passano all'ottimo Lucio Belmonte, noi ci ritroviamo domani puntuali alle 13 per Punto Nuovo Sport Show. Ciao.